Il professor Alberto Brambilla, infaticabile animatore di momenti di analisi e studio circa la previdenza complementare, che saluto, ha posto tre domande alla Covid. Partiamo dalla prima, sul manuale di segnalazione statistiche di vigilanza dei fondi pensione. Intanto chiariamo che cos'è. Il manuale racchiude in un unico documento gli schemi di segnalazione e le istruzioni per la compilazione delle informazioni di tipo quantitativo dovute dalle diverse forme pensionistiche complementari alla COVIP. Il manuale, che è il frutto del lavoro di oltre 2 anni di un tavolo tecnico che ha visto coinvolti esponenti delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore, è destinato a sostituire e razionalizzare, modernizzandolo, l'attuale assetto delle segnalazioni. Quali sono gli obiettivi di questo manuale? Col nuovo assetto la COVIP intende, primo, definire un sistema di segnalazioni e di vigilanza unitario e stabile nel tempo. Secondo, consentire ai soggetti vigilati di fare riferimento a strutture informative meglio definite e omogenee, utili anche per l'assolvimento delle esigenze di monitoraggio e controllo interno. Terzo, contribuire ad una più approfondita conoscenza delle caratteristiche del settore della previdenza complementare, degli elementi che ne determinano la funzionalità e di quelli che costituiscono limiti al suo sviluppo. Quarto, soddisfare le esigenze informative della vigilanza in coerenza con la più recente evoluzione relativa alla modalità e alle pratiche di controllo, così da consentire una efficace applicazione dei principi RICS-BASED. La COVIP ha inoltre in programma di fornire ai soggetti vigilati un flusso di ritorno definito in collaborazione con i soggetti medesimi per consentire loro di confrontare i propri andamenti con quelli del settore e trarne indicazioni utili all'attività. Bene, a che punto siamo allora? L'entrata in vigore del manuale era stata originariamente prevista per il 1 gennaio 2014, con l'inizio della fase di test nell'autunno del 2013. Nel luglio di quest'anno la COVIP, tenendo conto delle istanze rappresentate da alcune associazioni e da alcuni operatori del settore, che avevano evidenziato l'utilità di avere a disposizione qualche mese aggiuntivo per far fronte agli impegni derivanti dalle nuove richieste, ha disposto un rinvio di 6 mesi del nuovo sistema delle segnalazioni. Tale rinvio potrà essere opportunamente impiegato anche dalla COVIP per finalizzare un raccordo con la Banca d'Italia volto ad utilizzare per la raccolta delle segnalazioni delle forme di previdenza complementare la tecnologia sviluppata dalla banca per le segnalazioni dei propri enti vigilati. Tale accordo, oltre a rappresentare una modalità di cooperazione sinergica tra istituzioni, consente risparmi di spesa a livello di sistema e salvaguardia al contempo l'autonomia e la indipendenza di ciascuna delle istituzioni. Una volta finalizzato l'accordo con Banca d'Italia, la COV emanerà una lettera circolare nella quale saranno ridefinite puntualmente le scadenze del nuovo assetto delle segnalazioni. La seconda domanda riguarda le disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento. Con l'adozione da parte della Commissione il 16 marzo del 2012 delle disposizioni di attuazione della politica di investimento, sono state fornite indicazioni volte a disciplinare in modo organico il complessivo processo di gestione degli investimenti delle forme pensioni.
Le disposizioni si focalizzano sulla gestione dei patrimoni dei fondi, sugli obiettivi perseguiti dai consigli di amministrazione e sulla predisposizione di adeguate misure tecniche ed organizzative utili a perseguire gli obiettivi medesimi e verificare la coerenza dei risultati rispetto ai predetti obiettivi attraverso adeguati strumenti di controllo. Le prime riflessioni sull'applicazione delle disposizioni della COVID che abbiamo registrato da parte dei fondi pensioni. La predisposizione del documento ha rappresentato un momento importante per i fondi pensione per avviare una più attenta riflessione sulla politica di investimento posta in essere, nonché per stimolare un processo di crescente responsabilizzazione degli organi degli stessi fondi nell'adozione delle proprie scelte strategiche e nel controllo delle relative attività di investimento. L'analisi dei documenti trasmessi dai fondi pensione consente già alcune prime riflessioni. La prima, da un lato, la predisposizione dei documenti è avvenuta in modo flessibile, riflettendo le caratteristiche delle forme, del modello gestionale e del grado di complessità della gestione adottata. Documenti più articolati sono stati fatti invece e preparati da forme pensionistiche che presentano una maggiore strutturazione dei comparti o dei mandati di gestione o che adottano modalità di gestione più complesse. Secondo aspetto, d'altro lato, in genere è stata confermata la strategia di investimento o in precedenza definita. In alcuni casi essa è stata rivista, è stata modificata, per esempio, l'articolazione dei comparti o dei mandati di gestione, o sono stati ridefiniti taluni aspetti della gestione di investimento dei comparti. Rispetto al passato, si è osservato una maggiore diffusione di stili di gestione attivi. Tuttavia, i mandati passivi rimangono comunque prevalenti ad oggi. Solo in alcuni casi, pochi in verità, i fondi hanno previsto approcci gestionali innovativi con budget di rischio fissati ex ante e modalità attive di gestione del cambio. Restano limitati i casi di maggiore diversificazione dei portafogli in termini di tipologia di emittenti e di area geografica di investimento. Ciò significa che i fondi non rappresentano ancora una significativa platea di investitori istituzionali attivi nel finanziamento dell'economia reale del Paese. Sulle casse previdenziali, l'attività della Covid e di rilevazione dei dati sulla composizione del patrimonio era la domanda successiva. Il DM 5 giugno 2012 prevede che la Covid predisponga una relazione da trasmettere ai ministeri vigilanti entro il 31 ottobre di ogni anno, nella quale per ciascuno degli enti previdenziali privati devono essere fornite informazioni sulla complessiva articolazione delle attività detenute, sia di natura mobiliare che immobiliare, sulla relativa redditività, sulla politica di investimento, sul sistema di gestione e controllo dei rischi e sul processo di impiego delle risorse. In data 7 febbraio 2013 la Covid ha avviato la procedura di acquisizione delle informazioni di tipo quantitativo e qualitativo necessarie per la predisposizione della suddetta relazione. Gli schemi di rivelazione dei dati sulla composizione del patrimonio mobiliare e immobiliare, sia a valori contabili che a valori di mercato, e sulla relativa redditività sono stati definiti tenendo conto dei prospetti utilizzati dal Ministero del Lavoro e per il monitoraggio di tali patrimoni relativamente al triennio 2008-2009, 2010
e valorizzando l'esperienza maturata dalla Covid sotto il profilo delle segnalazioni di vigilanza dei fondi pensione. Sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti, Covid sta predisponendo le relazioni di propria competenza con l'obiettivo di trasmetterle ai ministeri entro il previsto termine del 31 ottobre 2013, tempo che ci riproponiamo di rispettare. Alcuni aspetti critici. L'attività di acquisizione delle informazioni in questione svolta negli scorsi mesi ha peraltro evidenziato alcune difficoltà. Un primo ambito ha riguardato la capacità degli enti di dare pieno ed esaustivo riscontro alle richieste della Covid nei termini previsti. Relativamente alla trasmissione dei dati di preconsuntivo, emblematico è il caso di un ente di grandi dimensioni che sostanzialmente non è stato in grado di fornire alcun dato di preconsuntivo. La Covid è dovuta quindi intervenire sollecitandolo a porre in essere gli interventi organizzativi idonei ad assicurare per il futuro il superamento di tale problematica. Per le trasmissioni intervenute successivamente all'approvazione del bilancio consuntivo, nei casi in cui quest'ultima è avvenuta sul finire dello scorso mese di giugno, spesso detta trasmissione è stata effettuata oltre il termine del 30 giugno previsto dal decreto. A tale ultimo riguardo, è emblematico il caso di un altro grande ente che ha provveduto a tale adempimento solamente nei giorni scorsi. Altro profilo di difficoltà ha riguardato la non sempre integrale conformità ai criteri di compilazione definiti dalla Covid e contenuti nelle istruzioni che hanno accompagnato gli schemi di segnalazione. La questione, da ultimo segnalata, va posta in stretta connessione con l'eterogeneità dei criteri di contabilizzazione e valorizzazione delle attività detenute, peraltro produttiva di effetti anche sul calcolo dei rendimenti realizzati, caratterizzante il complessivo sistema degli enti previdenziali privati. Tale problematica era già emersa in occasione della procedura di consultazione sopra richiamata, con particolare riguardo alle modalità di determinazione del valore di mercato degli strumenti finanziari non quotati e degli immobili e alle modalità di contabilizzazione delle minusvalenze connesse agli strumenti finanziari. Covid ha condiviso l'esigenza manifestata dagli enti in sede di consultazione di pervenire alla definizione dei criteri uniformi anche allo scopo di migliorare comparabilità dei dati e a tal fine ha manifestato ai ministeri vigilanti la disponibilità a fornire il proprio contributo tecnico all'individuazione di possibili soluzioni. I dati e le informazioni acquisiti sulle caratteristiche delle attività detenute dagli enti e sulle relative modalità di gestione, che sono attualmente in corso di analisi, costituiscono un patrimonio informativo di estrema utilità anche ai fini della definizione della specifica normativa in materia di investimenti, conflitti di interesse e banche depositarie, previste dall'articolo 14,3 del decreto legge 98 del 2011. Le attività finalizzate alla predisposizione di tale normativa di competenza del Ministero dell'Economia sono già state avviate con il fattivo contributo di Covid. Ecco, questo è un po' il quadro relativo alle domande che erano state poste. Non resta a me che porgervi il saluto cordiale a tutti voi partecipanti a questo convegno che si svolge a Lisbona, con un sincero augurio di buon lavoro.